io non ci sei mai buttato. Basta. Cioè, io pensavo che lei ci aiutava a rimetterci insieme. Ma lei starebbe con uno che non l'ama. Ma lui mi doveva amare. Dovevamo fare un film duro, sui precari, non su sti trentenni soli e confusi. Ma è quello che stiamo facendo. Certo che mi sentivo in colpa. Io mi dovevo buttare. Insomma, dovevo trovare una vita che mi assomigliasse di più. È una sigaretta? No, è l'ultima. Beh, peccato. È che io credevo che il nostro amore fosse unico. È chiaro che non tornano. Ma non glielo possiamo mica dire subito. E no, si deve abituare. C'è un'altra. Cioè, come avevo fatto a non rendermene conto? E poi non è questo il punto, ma tanto con te è sempre inutile. Se lui ti dice che con l'altra è finita, che cosa devi fare? Farle una telefonata? Improvviso sei da sola e ti senti prigioniera della casa, di tuo figlio. Prigioniera del tuo sogno infranto. Io sto sempre appresso a sti due. Io mi sono divertito molto di più quando abbiamo fatto il documentario sui tifosi. Che ci hanno gonfiato del botte, è vero, però insomma almeno stavamo insieme, ci divertivamo, no? Lo so che succederà un grande casino adesso, però mi sento finalmente vivo. Ho guardato tutto il materiale e sono proprio come i nostri protagonisti. Girano a vuoto. Io ad esempio mio marito non lo amo più, ma non riesco a lasciarlo. A me sembra di essere ancora una ragazzina. Più cerco un'immagine, una sola, che racconti tutto, e più mi perdo. Nessuno oltre satelliti e aquiloni. Questa è una bomba, è una bomba. Sai che porto, mi fermo, sì? Sì. Ah.